Altro che prassi, la decisione del TAR di sottoporre a verificazione il voto alle ultime amministrative a Pescara significa che i giudici amministrativi hanno evidenziato la presenza di irregolarità gravi, altrimenti si sarebbe limitato a rigettare il ricorso. Il leader dell'opposizione in Consiglio Comunale e capogruppo della lista Per te faremo grande Pescara, Carlo Costantini, in qualità tra l'altro di esperto amministrativista, cerca di sgombrare il campo da interpretazioni imprecise emerse in queste ore dal centrodestra in merito alla disposizione di verificazione del TAR sulla corretta procedura nel conteggio delle schede in oltre 100 su 170 sezioni. Questo vuol dire che il ricorso verrà accolto? No, è stata disposta la verificazione proprio per questo. Bisognerà verificare su numerose sezioni se c'è la corrispondenza tra le schede bollate, le schede votate e le schede bollate avanzate. Bisognerà verificare se c'è la corrispondenza tra le schede consegnate e quelle che poi sono avanzate perché non sono state utilizzate, e ci sarà un'attività di verifica ed un riconteggio del voto esclusivamente dei sindaci in altre 60-70 sezioni, il tutto per un totale di 100-110 sezioni su 170, ecco perché non si può parlare di una prassi e non si può parlare di questioni banali. Noi torneremo in qualche modo a tacere, perché l'attività della magistratura non si commenta, soprattutto nella fase in cui c'è un'istruttoria in corso, e continueremo a rimetterci a quelle che saranno le decisioni del giudice amministrativo, in attesa che il prefetto concluda questa poderosa attività di verificazione che il Tribunale gli ha delegato. Quali scenari dobbiamo immaginarci? Ma dipenderà dall'esito di questa verificazione. Se dobbiamo ragionare su quello che è accaduto altrove, ad Atri la sparizione di una scheda ha determinato l'annullamento del voto, in un altro comune la sparizione di schede in 22 sezioni ha determinato la ripetizione del voto esclusivamente in queste 22 sezioni, e dipenderà necessariamente dall'esito di questa verificazione. Prima è impossibile esprimere giudizi e sarebbe anche azzardato, per questo abbiamo preferito fino ad oggi restare in silenzio e non esprimere giudizi o commenti. C'è poi l'altro aspetto, quello della decisione del sindaco Masci di costituirsi affidando a un pool di avvocati pagati dai contribuenti pescaresi. Un atto, secondo Erika Alessandrini, consigliera regionale del Movimento 5 Stelle, non dovuto. E ha dato mandato a ben 4 avvocati, che stranamente sono comunque pagati dal comune di Pescara, di difendersi e di difendere un interesse che in questo caso è prettamente personale, perché diciamo che nell'interesse pubblico del comune di Pescara non è il singolo candidato vincente ad interessare, ma il fatto che l'elezione del sindaco non sia, diciamo, viziata da qualche anomalia elettorale o all'interno dello spoglio.